Faccio manda di fiori, grazie, sorrisi, auguri, saluti. Buongiorno a tutti, grazie per essere con noi in questo webinar. Per alcuni molto presto, qualcuno scriveva dal Brasile che sono le 5 del mattino. Beh, grazie mille per essere con noi. Allora, il nostro tema oggi, come sapete, per insegnare bisogna emozionare. Nuovo progetto Italiano Junior 2 e 3, ma cominciamo con una premessa. Non è solo la presentazione del nostro corso per adolescenti. Come sempre cerchiamo di dare e far riflettere su. Un attimo, che qua ho dei problemi con gli strumenti. Come sempre cerchiamo di riflettere insieme su tecniche, su approcci, su attività che potete usare subito a prescindere dal materiale che usate, tecniche e approcci validi e utili non solo per chi insegna ad adolescenti, ma anche a chi insegna ad adulti. Un piccolo suggerimento, se mi permettete. Qualcuno si è svegliato all'alba per seguirci, tante persone dall'Europa, comunque dedicate questi 90 minuti, questa un'ora e mezza per seguire questa formazione. Se potete, cercate di ridurre le distrazioni che ci sono intorno, seguite da casa, quindi lo so che è difficile rimanere concentrati, magari chiudete altri tab, il vostro browser, cercate di fare il massimo di questi 90 minuti. Il perché è difficile concentrarsi, lo vedremo subito dopo. Quindi andiamo a vedere di che cosa parleremo oggi. Parleremo di input coinvolgenti, di cui abbiamo bisogno, di tecniche per sfruttare a pieno questi input, di attività ludiche, vedremo esempi, rifletteremo sulla didattica ludica in generale, sul perché e sul quando. Parleremo di approccio induttivo, di neurodidattica e di memoria. Vedremo come possiamo potenziare e rafforzare la memoria dei nostri studenti. Torniamo ai nostri studenti, prima di tutto, adolescenti. Un tempo, l'attività preferita, il passatempo preferito degli adolescenti e anche di noi era questo, quindi un'attività a basso impegno mentale. Quello che ha fatto la differenza, il catalizzatore, è stato questo, gli smartphone e, come sappiamo, i social media. Questo vale per tutti i nostri studenti e per noi stessi. Social media che forniscono costantemente contenuti personalizzati, veloci, on demand, fatti, pensati apposta per catturare la nostra attenzione. Sono brevi, sono diretti, sono creati da algoritmi, sono spesso una droga per il nostro cervello. Quindi siamo tutti sottoposti a un sovraccarico di informazioni e di stimoli e a continue scariche di dopamina, perché ogni post che facciamo, ogni mi piace che otteniamo è una piccola dose di dopamina. Questo cambia il modo in cui possiamo motivare i nostri studenti, perché il cervello dei nostri studenti viene riplasmato a causa di tutti questi messaggi, di tutte queste gratificazioni che ricevono. Altro problema per i nostri, problema tra virgolette, per i nostri problemi adulti o adolescenti che siano, sono i contenuti on demand, esperienze on demand personalizzate. I nostri studenti vogliono ottenere qualcosa adesso, un'esperienza, un film o una canzone, lo vogliono adesso, lo ottengono adesso, nessuna attesa, vogliono interagire, non aspettare quello che l'insegnante deciderà di fare o il corso, il manuale gli proporrà, il loro cervello funziona in maniera diversa. Altro problema, il multitasking. I nostri studenti pensano e noi stessi pensiamo di poter fare più cose insieme. Cosa significa multitasking? Significa fare male più cose insieme, perché il cervello non funziona così. Il problema è che tutto questo crea gravi problemi, ha gravi conseguenze a livello di concentrazione e di memoria per i nostri studenti e per noi. Ecco perché dicevo, cercate di ridurre un po'
varie distrazioni. Vi farò vedere quattro studenti, anzi quattro studentesse. Studentessa numero 1, 2, 3, 4. Secondo voi, chi di questi è pronto a imparare? Siamo ancora nella chat attiva. Per favore, scrivete. No, no, prima, non siete partiti. Quale di questi studenti vorreste avere? Se poteste scegliere uno di questi, scrivete il numero 1, 2, 3 o 4. Se poteste scegliere uno di questi studenti. 4, 4, 4, 3, 4, 4. Benissimo. Ok. Qualcuno scrive la 3, qualcuno addirittura la 2, ma la maggior parte la 4. Chiudo la chat. Allora, una cattiva notizia e una buona notizia. La cattiva notizia è che non possiamo scegliere i nostri studenti, purtroppo. La buona notizia è che possiamo cambiare il loro stato emotivo. Cioè possiamo trasformare i primi due casi, 1 e 2, negli stati emotivi 3 e 4. 4, divertita, 3, sorpresa, stupita, pronta a imparare. Perché il nostro scopo è questo. Appassionare, stupire, divertire i nostri studenti. Per farlo e per rispondere a tutte le sfide che abbiamo visto all'inizio, concentrazione, memoria, eccetera, abbiamo bisogno di materiali altamente motivanti. I materiali che usavamo fino a pochi anni fa non bastano perché i nostri studenti sono diversi, per tutti i motivi che abbiamo detto. Abbiamo bisogno di diverse tecniche didattiche e di tanta energia. Abbiamo bisogno di input didattici coinvolgenti. Abbiamo bisogno di un input talmente coinvolgente, di un contenuto talmente coinvolgente come le serie TV. E cominciamo a pensare alle serie TV come materiale didattico. Le serie TV, i film, i romanzi, eccetera. Avevo il sospetto che le serie TV siano più potenti e più coinvolgenti dei film. E ho cercato la conferma e l'ho trovata. Non so se ricordate il sito IMDb, Internet Movie Database. Questo è un sito che consiglio a chi vuole scegliere un film o una serie TV perché contiene valutazioni degli spettatori su tutti i film e tutte le serie TV disponibili. E la media di valutazioni per i film è del 6,5. Veramente da 6 a 7, per le serie TV da 7 a 8, circa 7,5. Quindi questo vuol dire che le serie TV piacciono di più. Perché? Appunto per la serialità, per la continuità, per il coinvolgimento emotivo, per la immedesimazione, più che con il film o con un libro, un romanzo, per quanto interessante o avvincente. Perché le serie TV cosa sono? Sono delle storie che possiamo usare a nostro favore. Cosa ci può offrire una storia? Curiosità, sorpresa, suspense, umorismo, scusate, coinvolgimento. Sono tutte emozioni molto forti. Abbiamo bisogno di attivare, di creare delle emozioni. Perché come diceva Maria Montessori, per insegnare bisogna emozionare. In altri termini, per arrivare al cervello dei nostri studenti dobbiamo per forza passare dal cuore. Per attivare il loro cervello dobbiamo creare delle emozioni, attivare il loro stato, la loro sfera emotiva. Una storia barra materiale didattico può catturare l'attenzione, può catturare, non è detto che tutte le storie lo possono fare. Grazie a una storia gli studenti percepiscono la lingua come un mezzo, come qualcosa di cui hanno bisogno per seguire la storia, non solo come qualcosa che devono imparare, e questo vale molto spesso ancora di più per gli adolescenti. E una storia può fornire motivazione costante, episodio dopo episodio, puntata, capitolo dopo capitolo e così via. Una storia barra materiale didattico si può raccontare e si può godere in vari modi. Ad esempio, attraverso una graphic novel, un dialogo illustrato. Qua vi faccio vedere le
tre delle fasi di un dialogo illustrato. Prima abbiamo la prima bozza, veramente la prima bozza è un testo, poi abbiamo le matite, abbiamo le chine e l'ultima fase a colori con il testo. Questo è un esempio di un dialogo illustrato. Un altro esempio di un dialogo illustrato è questo a destra, basato su fotogrammi tratti dall'episodio video. Apro di nuovo la chat e la domanda è rivolta sia a chi ha seguito altri nostri workshop o webinar, ma anche a chi non l'ha ancora fatto. Quali potrebbero essere i vantaggi di un dialogo illustrato come questi, in confronto a un dialogo classico di solo testo? Un dialogo illustrato che vantaggi presenta, secondo voi, a livello cognitivo e a livello motivazionale? Potete scriverlo nella chat. Coinvolgimento, scrive Vicky, immedesimazione, più immediato, scrive Sara, immedesimazione, scrive Olgicia, Olgicia, Stella scrive coinvolgimento. Eleonora scrive il dialogo illustrato lunga mi è sfuggita perché siete ormai nel frattempo in tanti, la situazione di comunicazione è più chiara, coinvolgimento, aiuta la comprensione, la parola coinvolgimento è molto ricorrente, più impresso ed emoziona di più, scrive Rosalia, linguaggio gestuale, certo, intuitivo, arriveremo anche al linguaggio non verbale, comprensione, benissimo, vi fermo, benissimo. Allora, vediamo, sintetizziamo quello che avete detto. Prima di tutto, le immagini creano, danno già il contesto allo studente. Sappiamo dove siamo, chi sono le persone che parlano, come sono vestite, il tempo, l'orario, tutto. Quindi, le immagini facilitano la comprensione. L'impatto davanti a un dialogo di questo tipo illustrato è molto minore, quindi cala il filtro affettivo rispetto ad esempio a un dialogo di solo testo. Sfruttiamo la potenza delle immagini. Le immagini, come vedremo anche più avanti, sono molto potenti a livello cognitivo e a livello motivazionale, appunto perché possono generare più emozioni. Le immagini si fanno veicolo di elementi di civiltà, sia nell'esempio a destra, ma anche nell'esempio a sinistra. E poi un dialogo così illustrato è multisensoriale, più potente a livello cognitivo. In generale, concentriamoci un po' sul dialogo a sinistra, le graphic novel sono molto potenti, molto apprezzate, perché sono dei libri veri, come leggete qua. Per quale motivo? Aiutano gli studenti a sviluppare la competenza visiva, abilità necessaria per navigare nel mondo digitale moderno. Gli studenti sviluppano l'abitudine di leggere per piacere, motivazione. Poi sviluppano la competenza verbale. Una storia illustrata attiva il centro linguistico del cervello e aiuta gli studenti a sviluppare un pensiero lineare. Tutto questo vale per studenti adolescenti, adulti, ma anche per bambini. Soprattutto la combinazione di testi e immagini attiva entrambi gli emisferi e sviluppa connessioni neuronali, cosa che la sola lettura non fa. Quindi sappiamo, no, è un dato scientifico, che un dialogo illustrato è molto più efficace a livello cognitivo e questo lo dobbiamo sfruttare. Torniamo al nostro manuale. In nuovo progetto Italiano Union 1, 2, 3 non abbiamo solo una storia. Secondo me un corso per adolescenti è ovvio che si deve basare su una storia. Abbiamo addirittura una missione. Nel primo volume i protagonisti decidono di salvare i cani di un rifugio che sta per chiudere. Nel secondo volume, che è uscito qualche mese fa, decidono di salvare un angolo della città, lo trasformano in un giardino tascabile. Nel terzo volume, che uscirà a breve, aiutano
la vittima di un atto di bullismo, di un atto di cyberbullismo. La mia domanda è, di nuovo attivo la chat, è: perché secondo voi, oltre a una storia, abbiamo scelto di creare una missione in ogni volume? Quale potrebbe essere il vantaggio per loro e per noi, ovviamente? Da uno scopo, scrive Sara, vogliono arrivare alla fine, coinvolgimento, scrive Sofia, Eleonora scrive per far immedesimare di più i ragazzi, coinvolgimento su tematiche attuali, scrive Carmelina, sviluppano empatia, scrive Beatrice, motivazione, immedesimazione, sensibilizzare, scrive Stella, curiosare, scrive Maria. Distrae dall'apprendimento la storia già. Olgi parla di esperienze da applicare nella vita reale. Benissimo, mettersi nei panni di qualcuno, curiosità, eccetera, eccetera. Benissimo, vi fermo. Benissimo. Allora, lo scopo, come avete intuito, è coinvolgere ancora di più, coinvolgere emotivamente. Perché? Prima di tutto, comunque, con la storia, i nostri studenti si identificano con i protagonisti, ma si immedesimano ancora di più quando i protagonisti della storia hanno un obiettivo alto, un obiettivo più nobile, no? Ma attraverso la missione vogliamo anche educare i nostri studenti, trasmettere valori positivi. Ad esempio, credere in se stessi, perché decidono ad esempio di salvare i cani del rifugio, qualcuno ha dei dubbi e una ragazza risponde: se non lo facciamo noi, allora chi lo fa? Parliamo di ragazzi di 12-13 anni. Oppure più avanti dice: volere è potere, dai ragazzi, ce la possiamo fare. Altro valore: darsi da fare per il bene comune, cioè la missione, la storia non è la voglia dei ragazzi di mettere da parte dei soldi per fare una gita. Hanno una causa nobile, un obiettivo alto, il bene comune. Oppure difendere i più deboli è un valore che vogliamo trasmettere, ma non in maniera didascalica. Vogliamo comunicare questi messaggi in maniera discreta attraverso i personaggi, in maniera proprio indiretta. Ma anche aiutare i nostri studenti a sviluppare abilità trasversali come il problem solving e l'empatia, che sono abilità molto importanti per adolescenti, per adulti, per tutti. La mia domanda è, perché qualcuno potrebbe dire: scusami, Telis, ok, bene, tutto questo è molto bello, ma io ho 2 ore di lezione alla settimana, ho ragazzi che non studiano, che me ne importa a me di educare e di trasmettere valori positivi? Perché lo dovremmo fare, secondo voi? Perché dovremmo educare, cercare di educare nel nostro piccolo i nostri studenti? Potete usare la chat. Noi dobbiamo insegnare l'italiano. Elena scrive: se non noi, allora chi? Bellissima, certo. Se non noi, allora chi? Vabbè, spero anche i genitori. Perché educare è lo scopo più alto di ogni insegnamento, scrive Donatella. La lingua passa dei valori, scrive Carmelina, perché abbiamo la possibilità di farlo, scrive Sara. Per migliorarsi a vicenda, bella Caterina, sì. Avete capito tu? Cioè, per me, approccio olistico, scrive Beatrice, perché no? Perché no, scrive Olgica. Per me la risposta è ovvia, chiudo la chat così ci concentriamo tutti qua. Perché è la nostra missione, perché siamo insegnanti. Così la missione diventa una fonte di motivazione per i nostri studenti, ma una fonte di motivazione anche per noi stessi, perché abbiamo noi un obiettivo più alto. Se non avete seguito il workshop in presenza o il webinar Insegnanti più bravi come perché, vi consiglio di farlo perché lo terrò fra una settimana, venerdì e sabato prossimi, perché in quella webinar parliamo della motivazione degli insegnanti. E degli obiettivi che dovremmo porci noi per mantenere alta la nostra motivazione. Quindi abbiamo bisogno di storie avvincenti. Non tutte le storie lo sono, lo sappiamo,
ci sono libri che non lo sono, film, serie TV, ci sono dei trucchi, piccole tecniche che si possono applicare per rendere una storia avvincente, e sono tecniche a cui siamo tutti esposti quando seguiamo un film, o leggiamo un libro, o una serie TV. Sono trucchi che non sono dei segreti. Come ad esempio, una storia deve per forza avere un obiettivo, deve andare da qualche parte. Oppure dobbiamo creare dei vuoti di informazioni. Ad esempio, spesso il lettore, spettatore, sa qualcosa che il protagonista non sa. Cioè io che guardo il film o la serie TV so qualcosa che il protagonista non sa. A volte è il contrario, il protagonista sa qualcosa che io come lettore cerco di capire, di prevedere, e vedremo esempi di entrambe queste tecniche. Altra tecnica molto usata sono i finali sospesi. Finisce il capitolo o l'episodio e tu vuoi andare avanti. Ora, io non sono un grande fan delle serie TV, ho fatto l'esperienza, so che spesso qualcuno dice: allora mi guardo un episodio della mia serie TV e poi vado a letto, e finisce l'episodio e dice: no, adesso devo vedere che cosa succederà. E ti guardi anche la seconda, la terza, la quarta, no? Perché sono creati proprio così. E queste sono, è una motivazione talmente forte che dovremmo cercare di sfruttare anche a lezione. Altra tecnica molto nota sono i colpi di scena, ovviamente, per rendere una storia vincente. All'improvviso tutta la situazione viene capovolta e ti lascia un po' sorpreso. Altra tecnica sono le storie parallele, cioè piccole storie che si intrecciano intorno a quella centrale per deviare l'attenzione. Tutte queste tecniche le abbiamo usate molto in Nuovo Progetto Junior, ovviamente anche in via del corso dove abbiamo anche storie più complete e più lunghe, per catturare e mantenere sempre alto l'interesse del lettore studente. Vediamo un esempio di un finale sospeso. Allora, vi do un attimo, non state a leggere per favore perché vi perderete. Nuovo Progetto Junior 2, i protagonisti decidono di salvare un angolo della città pieno di immondizie e trasformarlo in un giardino tascabile, e ci riescono e devono presentare questo loro progetto davanti a una commissione, perché c'è anche un premio regionale. E la commissione dice: bene, però ogni progetto deve avere continuità, altrimenti presto il giardino sarà di nuovo pieno di rifiuti. Inoltre serve l'acqua per gli alberi e la corrente per i lampioni. E i ragazzi rispondono a casa a una videochiamata. Infatti, abbiamo pensato a una soluzione. Dino, l'episodio finisce là, il dialogo finisce là. Non ti dice quello che succederà, non ti rivela come hanno risolto il problema. Il problema qual è? Per vincere questo concorso e vincere questo premio di 4.000 euro, il progetto deve avere continuità, deve essere sostenibile. Quindi gli studenti, adesso vi faccio un po' di spoiler, quello che succede proprio nell'ultimo dialogo dell'unità è che i ragazzi rinunciano al premio e lo investono, questi 4.000 euro, per la sostenibilità del progetto, per l'acqua, per la corrente. Quindi il loro obiettivo alla fine non era solo vincere questo premio, ma appunto aiutare i ragazzi che giocano in questo giardino tascabile, quindi per loro il premio, i soldi non sono così importanti. Un altro messaggio che vogliamo trasmettere. All'inizio, poco fa, ho detto anche che le storie possono creare, anzi, scusate, non bisogna vedere ancora tutto, che le storie possono creare delle emozioni, suspense, curiosità, ma anche umorismo. Vediamo un esempio. Da questo dialogo i ragazzi fanno nella lezione di educazione fisica: vabbè, fa lo stesso, io sono sportivo, solo che non ho ancora trovato lo sport che fa per me. Ah, e dove hai cercato? Perché sappiamo che Dino, questo personaggio, è molto pigro, eccetera.
Poi gli dice Giulia: Dino, mi ricordo una persona che conosco. Non le piace correre, giocare a pallavolo, a calcio, a tennis, niente. Ma almeno cammina molto e si mantiene in forma. Chi è? Mia nonna. Quindi suspense, ma anche delle battute simpatiche che si intrecciano. E vedremo subito dopo anche altri esempi di queste tecniche miste quando parleremo di video. Vi faccio vedere alcuni fotogrammi tratti da Nuovo Progetto Junior 2 e 3. Vedremo un episodio, ma applicheremo anche qualche tecnica per incrementare il coinvolgimento dei nostri studenti e poi rifletteremo sull'importanza del materiale video. Vedremo un episodio tratto da Nuovo Progetto Junior 2. Questo qui. Raga, vi piace la pizza? L'ho fatta io. Buonissima Giulia, complimenti. Allora, pronti a giocare? Certo, quando avremo finito di mangiare, per non sporcare le carte. No, mannaggia. Che c'è, Paolo? No, niente. Ora vedo che la partita non è alle 9 come credevo, ma fra un po'. E qua possiamo fermare il video e chiedere ai nostri studenti. Allora, Paolo vuole guardare la partita mentre giocano, quindi uno, guarderà la partita o no? E i ragazzi come reagiranno, bene o male? Vediamo. Uffa Paolo, ogni volta la stessa storia, non è giusto. O non vieni con noi perché giochi a calcio, oppure vieni e vuoi seguirlo in TV. Ma è una partita importante? Beh, no, non tanto. Ok, avete ragione. Per una volta non importa. Bravo, finalmente. Ma sul serio ti perderei la partita? Beh, quasi. Scusate, l'interruzione. Allora qua possiamo chiedere ai nostri studenti, ha detto quasi, Paolo ha risposto quasi. Secondo voi la guarderà o no? Vediamo un altro po'. Paolo, tocca a te. Ancora categoria sport. Atletica leggera. Il primato mondiale dei 100 metri è 9 secondi e 58 centesimi, 10,58 oppure 11,50. No! E qua è quello che dicevo prima, una tecnica molto, molto usata. Noi sappiamo qualcosa che i protagonisti non sanno. Cosa sappiamo? Che Paolo sta guardando la partita sul cellulare. Quindi per i nostri studenti adesso c'è l'attesa di vedere quando lo scopriranno anche gli altri, come reagiranno, cosa succederà. Andiamo avanti. La terza. 11,58. Dai, questa la sapevo anch'io. 9,58. Giulia, quante medaglie d'oro ha vinto l'Italia nella storia delle Olimpiadi? 120, 212 o 288? D'oro? Boh, 212? 288, forza azzurri. Dino, pronto? Porca! Paolo, tutto ok? Sì, bellissimo questo gioco. Dino, il Giro d'Italia, la più famosa gara ciclistica italiana, dura 15, 20 o 24 giorni? O 20 o 24? 24? Che fai? Che dici, Dino? Invece è corretto. 24 giorni. Aida, attenzione. Durante la finale dell'ultimo mondiale, chi ha segnato il gol? Gol!
Gol! Gol! Paolo, lo sapevo. Okay, come sempre cerchiamo di combinare tecniche per creare suspense, ma anche per creare emozioni positive, far sorridere un po' i nostri studenti. Allora, apro la chat e la domanda è: un vantaggio del video didattico in generale, per quale motivo dovremmo usare il video a lezione? Cosa ci può offrire? Potete usare la chat. È più comprensivo, scrive Sofia, facilmente fruibile e didatticamente efficace, scrive Leonora, coinvolge, crea continuità, aiuta a capire meglio, divertente. Francesca che scrive maggiore impatto sulla memoria, ovvio, certo, coinvolge, diverte, divertente, può essere divertente, 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 empatia, offre scene quotidiane come quelle che vediamo sullo schermo, innesca collegamenti e collaborazione tra studenti, scrive Beatrice, abbassa il filtro affettivo, più coinvolgente e divertente. Si capisce meglio, benissimo. Chiudo la chat, grazie. Divertente sì, può essere divertente, non tutti i video lo sono. Vediamo i vantaggi anche a livello motivazionale e cognitivo. Il video può aumentare la ritenzione delle informazioni fino al 65% rispetto al solo testo. Perché? Perché è multisensoriale, perché è molto più potente a livello cognitivo, perché attiva più aree nel cervello dei nostri studenti. Secondo la teoria dell'apprendimento sociale, impariamo osservando e imitando gli altri. Quindi un video con attori per i nostri studenti è un modello da seguire. Questo coinvolge tutti i codici, non solo linguistico, ma anche extra linguistico. I video forniscono un contesto reale, se le situazioni che presentiamo sono verosimili e non lontane dalla realtà. Quindi diventa per gli studenti, per i nostri studenti, più facile applicare quanto imparano anche nella vita reale, quotidiana. I nostri studenti si possono immedesimare molto di più negli attori e nelle situazioni che non con i personaggi dei fumetti. Nel nostro caso sono gli stessi, ma ovviamente ti puoi immedesimare di più con l'attore vero, no? E questo aumenta la motivazione. E poi ci permette di osservare, permette ai nostri studenti di osservare e a noi di analizzare il linguaggio del corpo, le espressioni facciali e il tono di voce, che sono fondamentali nella comunicazione vera, ancora di più nell'italiano, come sappiamo, per via dei gesti, no? Però il video, che io spesso dico che è l'input didattico perfetto, ideale, più efficace di tutti, e non viene sfruttato a pieno se non è pienamente, scusate la ripetizione, pienamente integrato. Il nuovo progetto Italiano Junior, abbiamo dedicato una pagina a fine unità alla situazione, all'episodio video, ma la cosa più importante è che non è più una risorsa extra. È il terzo episodio di ogni unità. In ogni unità didattica abbiamo due episodi a fumetti e il terzo è l'episodio video, quindi non è una risorsa solo extra, ma è veramente integrata, ed è un dialogo che possiamo o guardare o ascoltare. I nostri studenti lo possono guardare anche col cellulare, volendo, col tablet, grazie al QR code, oppure lo possono trovare su Idee, o l'insegnante lo può proiettare attraverso il libro interattivo, o usando il DVD-ROM, eccetera. E quindi, come vedremo adesso, viene integrato in maniera molto diversa rispetto all'edizione precedente. Abbiamo realizzato varie integrazioni del materiale video, è diversa in via del corso, è diversa in Novissimo Progetto, è diversa
qua perché come il progetto Junior, perché come dicevo, fa parte integrante dell'unità, perché questo secondo noi presenta una serie di vantaggi. Prima di tutto dà una coerenza narrativa. Quando il video è parte integrante della storia, gli studenti sono più propensi a seguire un percorso di apprendimento coerente e unificato, e questo migliora anche la ritenzione, anche la comprensione. L'integrazione completa porta a un coinvolgimento emotivo e cognitivo più profondo, perché rende l'apprendimento più significativo, più contestualizzato, se volete. L'episodio video, che è pienamente integrato, diventa un rinforzo potente e continuo, e infatti sfruttiamo l'episodio video, come dicevo, la terza puntata, il terzo episodio in ogni unità, per ripassare, per riprendere i contenuti dell'intera unità. E adesso vedremo un altro episodio che è ancora più integrato, ma oltre a completare la storia, a creare delle emozioni come suspense o umorismo, eccetera, riprende anche gli elementi chiave dell'unità. E questa integrazione offre un ambiente di apprendimento più ricco, più efficace. Guardiamo questo episodio tratto da Nuovo Progetto Italiano Junior 3 e vedrete che è ancora più integrato nella storia, perché vi darò anche il contesto, così capite un po' questa la storia del terzo volume. Guardiamo. Hai il suo numero? Sì, me l'ha dato Beppe Sorrenti, che è nella stessa classe. Bravo, Dino. Allora, vi spiego un attimo, vi do un attimo il contesto. Come dicevo, in questo terzo volume, i ragazzi, i protagonisti, devono salvare Giulia, aiutare Giulia, che è vittima di un atto di cyberbullismo, perché qualcuno nel primo episodio le ruba il cellulare e poi comincia a postare foto di Giulia sui social media, addirittura posta una foto di Giulia in costume da bagno, lei è in panico, molto triste, gli studenti, i protagonisti la supportano, la aiutano, devono capire chi l'ha fatto e per quale motivo. Questa persona che ha rubato il cellulare comincia a mandare dei messaggi e delle minacce, hanno dei sospetti. Siamo verso la fine della storia, succedono tante cose. E hanno un sospetto, sospettano in effetti di una ragazza, ma non sono sicuri e cercano una soluzione, cosa fare per dare, porre fine a questo problema. Vediamo. E adesso? Allora, lei dopo scuola aspetta suo padre. Perfetto. E noi aspetteremo lei per vedere come reagirà. Bene. E che scriviamo nel messaggio? Cosa ne pensate di questo? Se non la smetti di minacciare Giulia, andremo alla polizia. Mi sembra molto chiaro. Non lo so. Questo messaggio potrebbe spaventarla, ma non basta. In che senso? Non vogliamo solo che smetta di inviare messaggi. Dobbiamo essere sicuri che sia lei, altrimenti saremo sempre nel dubbio. Forse hai ragione. Quindi, Sentite questo. E qua vedete il contrario di quello che abbiamo visto prima. Loro sanno qualcosa che noi non sappiamo, perché finisce la scena, hanno deciso qualcosa e il momento è critico, perché devono dare una fine, una soluzione a questo problema. Vediamo a cosa hanno pensato. E qua vedrete come si intreccia il suspense con l'umorismo e come creiamo attesa e ansia nei nostri studenti. Eccola! Vai Dino, mandale il messaggio. Un attimo, ma dov'è?
Oh, cavolo, l'ho cancellato per sbaglio. Sei incredibile. Tra un po' arriva suo padre. Scrivi, dai. Se restituisci il cellulare, finirà tutto qui. Tutto qui. Poi non mi ricordo. Poi non mi ricordo. Ma che fai? Cancella, cancella! Scrivi, quello che hai fatto è un atto di cyberbullismo. Un crimine. Un crimine? Dai, manda! Dai, manda. Ma no! Sai, è che faccio fatica a concentrarmi, perché è l'ora di pranzo, quindi ho un po' di fame. Tino, manda il messaggio! Inviato. Avete visto? Sembra spaventata. Va via! È entrata in panico! È stata lei, non c'è dubbio! Sei sicura? Ma scusa, se tu ricevi un messaggio del genere, che fai? Non rispondi per chiedere chi sei, ma di che stai parlando? Lei ha capito subito a cosa si riferiva il messaggio. È 100% colpevole. Sì, è ovvio. Bravo, Dino. Il tuo piano ha funzionato. Sicuramente vorrei un regalo adesso. Una pizza? Ma non ci avrei mai pensato, guarda. E poi segue un altro episodio alla fine, di cui parlerò più avanti. Torniamo al nostro percorso per parlare di approccio induttivo, che magari sembra una cosa scontata, ovvia. Vedremo qualche esempio e poi rifletteremo anche sulle particolarità. Vedremo un esempio di scoperta della grammatica e di scoperta del significato di espressione e modi di dire. Allora, in questo caso, tratto da un nuovo progetto italiano Junior 2, leggete le frasi e osservate i participi passati. Mi hanno detto tutto, le ho regalato un libro, li ho chiamati, mi hanno richiamato, che sono frasi tratte dal dialogo, quindi frasi che hanno visto in contesto. Poi, in coppia, completate la regola. E la regola è: nei tempi composti, il participio passato si accorda, non si accorda, con il pronome diretto. Quindi gli studenti in coppia devono formulare questa ipotesi dopo essere esposti al contesto, alle frasi. Devono da soli cercare di scoprire la regola. Vediamo un esempio di scoperta del significato di espressione e modo di dire. Leggete il dialogo e controllate le risposte nell'attività precedente. Poi completate le frasi con le espressioni evidenziate nel dialogo. Le frasi sono, ad esempio, ho preso 9 al compito di storia anche se avevo studiato poco. E nel dialogo sono già evidenziate 4 espressioni. L'espressione da completare qua, da inserire, è ammazza, ho preso 9. Cioè, il clima della terra è cambiato e nel dialogo trovano è aumentata per colpa dell'uomo. Quindi il clima è cambiato per colpa nostra. Oppure, ultima frase, ho messo in ordine la mia camera. Bravo, era ora. Frase 3, perché dici che Maria è strana? E, ad esempio, quindi cosa devono fare? Devono osservare le espressioni già evidenziate, non devono cercare in tutto il dialogo, le devono osservare in un contesto e poi trasferire in altri mini contesti per capire, arrivare da soli a scoprire il significato di questa espressione. La domanda che vi faccio, di nuovo apro la chat: perché secondo voi dobbiamo far scoprire anziché spiegare o tradurre? Quale può essere il vantaggio secondo voi? Potete usare la chat. Perché far scoprire le regole o il significato di espressioni di parole anziché tradurre subito? Conquista, scrive Laura. Si interiorizza meglio e prima. Fa un apprendimento attivo, scrive Chiara, perché la scoperta aiuta la memoria. Si ricorda meglio quando quello che si scopre da soli. In questo modo capiscono meglio, scrive Sara.
Sono più coinvolti, scrive Olgica, perché si coinvolge più attivamente il cervello, scrive Cecilia. Per uscire dalla comfort zone, collaborare e memorizzare, scrive Beatrice. Benissimo. Soddisfazione. Bene. Rimarano più nel cervello. Vi fermo. Benissimo. Ho poco da aggiungere. Ho poco da aggiungere. Diventano più autonomi, più motivati, perché è una gratificazione. No? Una fonte di motivazione, riuscire da soli, provare, e non è detto che ci arriveranno sempre. Imparano a imparare. Stiamo attenti quando vogliamo proporre attività di scoperta, di approccio induttivo, che probabilmente porterà via più tempo, però è tempo che ha un investimento che ha un ritorno. E quanto più possibile attività guidate e fattibili. Cioè, quando vogliamo far scoprire una regola nuova grammaticale, dovremo aiutare i nostri studenti, altrimenti il risultato sarà solamente frustrarli. Diamogli gli strumenti e le informazioni, almeno per sfidare il loro cervello, anche se non ci arrivano, il loro cervello rimarrà più attivo. Non facciamo le cose. Ovviamente non possiamo farlo per ogni elemento, per ogni parola, perché questo è uno spreco di tempo, però alternare e usare quanto più possibile l'approccio induttivo. Passiamo a parlare di un capitolo della didattica molto importante, che è la didattica ludica. Per quale motivo? I motivi sono tanti, cerco di sintetizzare. Per il divertimento fondamentale, dopamina, per la socializzazione degli studenti. Perché ogni attività ludica è un ripasso attivo, rifletteremo sul concetto ripasso attivo, perché ogni attività ludica pone gli studenti al centro della lezione, è un antidoto al parlato eccessivo dell'insegnante e alla lezione frontale, perché grazie alla didattica ludica possiamo applicare quello che Krashen chiama the rule of forgetting, secondo cui una persona acquisisce meglio una lingua quando si dimentica che sta imparando, che sta studiando. E questo lo fa la didattica ludica, ma lo fa anche la storia, no? Distrae dall'apprendimento e nello stesso tempo rende il cervello più ricettivo e più attivo. E ovviamente per abbassare il filtro affettivo. Ho scelto solo tre attività ludiche, ne abbiamo tantissime in nuovo progetto Junior. Per quelle tre che ho scelto, le ho scelte per un motivo preciso e sono, secondo me, attività che potete comunque applicare, usare, sperimentare, a prescindere dal materiale che usate. Prendiamo il primo esempio, che è il tabù al contrario, ormai direi quasi famoso perché l'abbiamo usato in via del corso, l'abbiamo aggiunto anche in nuovissimo progetto e lo usiamo anche qua a fine libro, nell'ultima unità. Tu e B, perché ogni studente ha materiale diverso, studente A, studente B, avete ognuno tre categorie con 10 parole. Leggi il titolo di una categoria. B ha 30 secondi per indovinare le parole relative. Per ogni parola indovinata, B vince un punto. Poi B ti dice una categoria delle sue e tocca a te indovinare le parole, vediamo chi vince. Vi chiedo nella chat di immaginare di essere studenti di livello A2, qua siamo a livello A2, e di scrivere quattro parole chiave nella categoria per la categoria cinema. Scrivetele tutte insieme e poi premete su invia. 4, non 10, quattro parole chiave per la categoria cinema. Siete studenti di livello A2, quindi il vostro lessico, il vostro bagaglio lessicale non è infinito. Schermo, film, regista, attore. Quali potrebbero essere le parole chiave? Attore, attrice, film, schermo. Film con popcorn, schermo, attore, schermo, biglietto, film, attore, orario, musica, sala, film, attore, schermo, regista, trailer, attore, bla bla bla, poltrona, scrive Katia. Bene, potete leggere più o meno alcune parole sono le stesse, altre si aggiungono, orario, popcorn è interessante come concetto, come parola chiave. Non credo che ci sia. Bene, vi fermo qua. Ok,
ho voluto mettervi nei panni dello studente che cerca di impegnare il suo cervello, ricordare il lessico di una categoria, ovvero di un'unità precedente, e quindi ricordarsi di parole che ha incontrato 3, 4, 5 mesi fa. Le parole, tanto per darvi la soluzione, sono queste, non c'è popcorn, purtroppo, o per fortuna, perché lo scopo è fare un ripasso attivo. Non è importante quante parole riuscirà ad azzeccare, è un gioco a punti, certo, c'è la motivazione, la sfida. L'importante è riprendere mentalmente lessico incontrato tempo fa. Vi spiegherò poi perché è importante. Un'altra attività simile, ma non a fine libro, alla fine di ogni unità abbiamo aggiunto questa nuvola di parole, questo word cloud. E che diamo in questo caso? Giocate a coppie, osservate le parole sulla maglietta, ogni coppia crea gruppi con almeno 3 parole della stessa categoria, ad esempio rosa, verde, celeste, quindi possono essere una categoria, possono essere colori, possono essere articoli di abbigliamento, accessori, eccetera. Ogni gruppo di parole vale 2 punti, ogni parola vale 1 punto. Vediamo chi fa più punti. Quindi non fare solo un ripasso a fine libro, fare un ripasso alla fine di ogni unità. Per me è molto importante, vi spiegherò il perché, ecco perché questa nuova attività alla fine di ogni unità. E poi un'altra attività molto famosa è lo specchio. Ha in piedi Mima, dico scusate, molto famosa perché l'abbiamo usata in via del corso, è piaciuta un sacco, l'abbiamo usata da qualche parte in un nuovissimo progetto e anche qua. Studente A in piedi, mima una delle azioni delle attività precedenti. Le attività sono farsi la doccia, lavarsi i denti, pettinarsi, truccarsi, alzarsi, vestirsi, svegliarsi, azioni quotidiane. B ripete esattamente quello che fa, come uno specchio appunto, e poi dice di quale verbo si tratta. Quindi io sono A, ok? Scelgo un'azione, lavarsi i denti, mimo l'azione, B fa lo stesso e poi dice lavarsi i denti o mi lavo i denti. Poi i ruoli cambiano, un'azione A, un'azione B, ognuno mima 4 azioni. Ora, questa attività, quando la presento durante i nostri workshop in presenza, e le nostre giornate di formazione, i colleghi dicono: ah, bella, carina, interessante. E poi gli dico: dai, proviamola, alzatevi. E le reazioni sono molto diverse quando fanno questa esperienza, come potete vedere in queste immagini. In tutto il mondo il risultato è lo stesso. Che cosa hanno in comune queste immagini? Lasciate chiusa perché la risposta è ovvia. Sorrisi, energia positiva, divertimento. E questo è quello che otteniamo con gli studenti ed è quello che otteniamo con gli insegnanti. Cosa ci offre un'attività di questo tipo? Prima di tutto, divertimento. Ripasso attivo perché riprendono lessico, azioni o espressioni. Movimento è un'attività di movimento, si alzano, mandano gli studenti un po' di sangue al cervello. Energia positiva. In 1, 2, 3 minuti abbiamo svegliato la classe, abbiamo mandato sangue al cervello, energia e ossigeno, e questa dose di dopamina si estende ha effetti per altri 15-20 minuti dopo l'attività. Poi abbiamo creato, e sta per arrivare fra un paio di settimane, arriva anche il gioco di società di nuovo progetto Junior 1. Inizialmente, devo dire, pensavamo di creare una scatola per l'intero corso, progetto Junior 1, 2 e 3. Ci abbiamo ripensato e ogni volume avrà il proprio gioco. Cosa offre questa scatola? 4 più 2 tipologie di gioco, 120 carte per il progetto Junior, invece per nuovissimo progetto per via del corso sono 300 le carte, in questo caso anche un poster con un gioco didattico. Quali sono le tipologie? Per chi non le conosce,
Allora, vi spiego che all'interno della scatola c'è una portacarte pieghevole, e posizioniamo le carte e gli studenti giocano due contro due, coppia contro coppia, e pescano una carta e fanno il compito. Una delle tre tipologie, indovina, è quel gioco in cui mettiamo la carta sulla fronte e cerchiamo con l'aiuto del nostro compagno indovinare cosa siamo o chi siamo, con delle domande. La seconda tipologia si chiama Chuck, è una doppia tipologia o una pantomima che posso scegliere di fare o rispondere a un compito comunicativo. La terza tipologia è un tabù classico, non il tabù al contrario, il tabù classico. E l'ultima è il mix con vari compiti comunicativi o domande. E come vedete c'è sempre l'unità di riferimento perché abbiamo 20 carte per unità in progetto junior e quindi riprendiamo, ripassiamo in maniera ludica e divertente, ma molto efficace e molto efficace i contenuti di quella unità. Più altre due tipologie ludiche che possiamo usare se abbiamo tempo. La mia domanda, lancio questo sondaggio è: quando è il momento migliore per proporre un'attività ludica? Quando è prevista dall'unità didattica? 2. A inizio lezione. 3. A metà lezione. 4. A fine lezione. Pensateci un attimo, anzi, ditemi quello che fate di solito. Vi do un attimo di tempo per rispondere. Molti non hanno ancora risposto, però il numero sta crescendo. È molto interessante la prima scelta. Adesso la commenterò, vi farò vedere cosa avete votato e vi dirò la mia opinione. Ok, allora avete votato così. Più della metà dice a fine lezione, seconda opzione a metà lezione. Allora, pochi hanno detto quando è prevista dall'unità didattica, sono d'accordo. Noi nel corso dell'unità didattica cerchiamo di prevedere il momento giusto per proporre un gioco, ma il momento giusto, ed è una risposta che qua manca appositamente, il momento giusto è quando serve. Cioè, quando vedo che i livelli di energia dei miei studenti cominciano a calare e li voglio tirare su, li voglio ricaricare, allora propongo uno dei giochi dell'unità o magari un gioco tratto dal gioco di società o un videogioco come quelli che vi farò. Non sono d'accordo personalmente, permettetemi di non essere d'accordo con l'ultima. Cioè, è quello che io evito di fare, perché un tempo facevo anch'io così, a fine lezione facciamo un gioco. Che bello, andiamo via, andiamo a casa tutti felici e contenti, sorridenti, però quella felicità, quella energia, quella dopamina che si genera, che si crea grazie al gioco a fine lezione, io lo perdo, è uno spreco per me. Loro vanno a casa contenti, ma tutta quella energia a me serve durante la lezione. Quando appunto la loro energia comincia a calare, quando sono un po' stanchi e li voglio risvegliare. Ecco perché io direi né all'inizio né alla fine, forse a metà lezione, ma soprattutto quando vedo che ne hanno bisogno. Ok, magari faccio un'attività orale e quindi c'è molta interazione, sono pieni di energia, in quel momento non ho bisogno di fare anche un gioco. Più avanti lavoriamo sulla comprensione, lavoriamo sulla grammatica, magari cominciano a stancarsi, allora lo propongo. Vi dirò subito dopo anche un altro motivo e momento giusto per usare per proporre la didattica ludica. Oltre ai giochi che abbiamo visto, e cioè i giochi all'interno delle unità o all'interno del gioco di società, un'altra novità sono i nostri videogiochi su idee. Ci sono due novità. Prima di tutto,
Attualmente su IDE i vostri studenti hanno tre videogiochi. Hanno Cartaggio, hanno Luna Park e hanno da un mese anche Orlando. Non abbiamo il tempo per entrare su IDE e farvi vedere i giochi. L'ha fatto Anna Gallo qualche giorno fa quando ha presentato la nuova IDE. La doppia novità è, prima di tutto, questo nuovo gioco che i vostri studenti hanno. Per ognuna delle loro unità possono entrare e liberamente svolgere questi videogiochi brevi. L'altra grande novità è che questi videogiochi ce li avete ormai anche voi su IDE. Da un mese che abbiamo online la nuova IDE, nell'ambiente insegnante ci sono anche i videogiochi che potete usare in presenza, ma anche online con i vostri studenti. Allora, come abbiamo detto, scopo dei giochi è divertire, consolidare, ripassare in maniera divertente e attiva, ma c'è anche un altro motivo per presentare attività ludiche brevi. Noi, come avrete capito, siamo per attività ludiche semplici, fattibili, brevi, divertenti, non lunghissime. E l'altro motivo è quello che ci insegna la neurodidattica. La ricerca sulle neuroscienze, nelle neuroscienze ha aperto strade molto interessanti negli ultimi anni, anche se sono concetti noti da più di 20 anni. Ci ha insegnato la neurodidattica che il cervello dei nostri studenti ha bisogno di pause attive. Cosa intendo per attive? Ludiche e collaborative. Perché? Per alleggerire il carico e anche per divertire. Perché quando il numero di informazioni nuove è eccessivo, il cervello dei nostri studenti si blocca, va in sovraccarico, in una situazione di stallo, si blocca. Ha bisogno di fare una piccola pausa, ma non tipo adesso uscite per 5 minuti, anche questo magari aiuterebbe. Pause attive senza interrompere l'apprendimento, senza distrarre. Ecco che 5 minuti di gioco aiutano a più livelli per alleggerire, per divertire. Ecco perché anche l'umorismo è molto importante. E parliamo di un apprendimento intervallato. Quindi non abbiamo solo bisogno di attività ad alto impegno mentale, perché, come abbiamo detto anche in altre occasioni, il rilassamento e il benessere dei nostri studenti potenzia l'acquisizione, quindi non attività ansiogene e troppo esigenti. Per arrivare all'acquisizione profonda abbiamo bisogno anche di un rilassamento attivo ogni tanto. Quindi, in altri termini, i nostri studenti hanno bisogno anche di attività a basso e medio impegno mentale, come ad esempio attività ludiche, attività guidate e attività divertenti. Quello di cui i nostri studenti non hanno bisogno sono le attività passive. Lettura passiva non aiuta niente, non offre niente. L'ascolto passivo non offre niente. Non è una pausa attiva, come dicevamo prima. E quando queste attività passive sono anche ripetitive, sono proprio demotivanti. Ma c'è anche un'altra utilità della didattica ludica, e quindi ci porta al nostro prossimo argomento, che è l'approccio a spirale. Dobbiamo riprendere, se vogliamo, rafforzare la memoria e mandare i contenuti importanti alla memoria a lungo termine, dobbiamo riprenderle in maniera ciclica, a spirale. Vediamo qualche esempio. Unità teorico, in questo caso, più avanti vedremo esempi pratici. Unità 1. Unità 2, l'unità 2 dovrebbe riprendere anche, riciclare anche alcuni elementi chiave dell'unità precedente. Nella stessa maniera, l'unità 3 dovrebbe riprendere anche, non solo presentare cose nuove, ma anche presentare alcuni elementi dell'unità 2 e alcuni dell'unità 1 e via dicendo. Questo è l'approccio a spirale classico, quello che io chiamo macro approccio a spirale. Ma secondo me, e non solo, è molto importante anche un micro approccio a spirale, cioè una ripresa
non solo da un'unità all'altra, ma anche all'interno della stessa unità. Vi faccio vedere un esempio. Un'unità di nuovo progetto italiano Junior 2 e l'unità su moda, facciamo spese, eccetera. Voglio vedere quante volte una parola viene ripresa e riciclata. La parola che andremo a cercare è la parola borsa, come vedete. E qua mi dice 5 volte. Vediamo, la prima, scusate, è già qui, vedete, evidenziata, borsa, una prima volta. Una seconda volta più avanti in un'attività, borsa, spero che sia leggibile. Terza volta in questa attività, qualcuno ha rubato la borsa della signora e quindi la ritroviamo anche nel testo. Una borsa di pelle marrone. Ultima volta del test di autovalutazione, 5 volte più una sesta volta in questa attività Word Cloud di cui vi parlavo prima, ecco la borsa da usare nell'attività. Quindi già 6 volte nel libro dello studente e poi altre 3 perché le sono andato a controllare nel quaderno degli esercizi. No? Quindi alcune parole vengono riprese e addirittura ci sono anche delle attività su queste parole alla fine dell'unità. Quindi non solo da un'unità all'altra, ma anche all'interno della stessa unità. Perché? Perché cerchiamo di applicare, non in maniera casuale, ma in maniera organizzata, sistematica, quello che ci insegna la teoria della curva dell'oblio, che spiego a chi non la conosce, perché ne abbiamo parlato più volte. Allora, questo è il risultato degli esperimenti di Ebbinghaus, uno studioso, uno psicologo tedesco. Qua vedete sulla sinistra, scusate il termine inglese, l'immagine che ho trovato era così, tasso di memorizzazione, quanto ricordiamo nel tempo. E Ebbinghaus ha dimostrato che purtroppo 20 minuti, un'ora dopo l'esposizione all'informazione, praticamente dopo la lezione, i nostri studenti ricordano un misero 20%, perché il nostro cervello, il cervello umano, ha bisogno di fare spazio, di fare pulizia, quindi butta via la maggior parte delle informazioni. Cosa dobbiamo fare per salvare e per migliorare la memoria? Ebbinghaus ha dimostrato che, vedete, studio iniziale, ripetizione, ripetizione 2, ripetizione 3. Vedete come migliora la curva dell'apprendimento? Con 6, 7 idealmente ripassi, ma ripassi attivi, riusciamo a ricordare il 90% anziché il 20%. Quindi abbiamo bisogno di una ripetizione dilazionata nel tempo attraverso delle attività. Non lettura passiva, non ascolto passivo, e il ripasso più importante è quello iniziale, il primo ripasso in cui noi mandiamo un segnale al cervello: guarda che questo qua mi serve, non lo buttare via, facciamo un'attività, così queste parole, questi elementi, queste regole le conserviamo. Per consolidarle servono anche altri ripassi. Ecco perché abbiamo ideato il micro approccio ideale a fine lezione, a fine unità. Passiamo a un altro argomento, che è la didattica per progetti, che è un esempio, un'applicazione della didattica orientata all'azione. Prima vorrei capire quanto spesso proponete, un attimo, proponete dei progetti. Quanti mini progetti assegnate all'anno? Nessuno? Uno finale? Due, tre, quattro, cinque, di più. So che molti magari non fate corsi di un anno, però potete capire un po' la logica e la dinamica. Potete rispondere liberamente, le risposte sono anonime, quindi se non ne fate nessuno o ne fate uno, non sarete criticati. Almeno non da me. E appena l'ho detto, nessuno è salito un po', come sempre. Quindi
un attimo di tempo. Nel frattempo si sono aggiunti anche altri colleghi che saluto. Ok, vi faccio vedere cosa avete votato. Il 36% fa 2-3 mini progetti all'anno, la seconda risposta è nessuno. E poi uno finale, pochi 4-5 di più. Ora interrompiamo questo, chiudiamo questo sondaggio. Se chiedessi ai colleghi perché non fate nessun, non proponete nessun progetto, potrebbero dire, secondo me, qualcuno direbbe non ho tempo, ovvio. Non credo molto in questo approccio, in questa didattica, forse. Non so come svolgerli, non ho abbastanza materiale o non ho il materiale giusto, ma il tempo è sempre il problema. Perché dovremmo proporre mini progetti ogni tanto? Per tanti motivi, cerco di nuovo di sintetizzare. Perché la centralità degli studenti, la loro autonomia, la collaborazione e la creatività sono fonti di motivazione e autostima. Rendiamo gli studenti più attivi, più autonomi, più protagonisti, più creativi. Ma anche per un altro motivo, per aiutare i nostri studenti a sviluppare le 4C dell'apprendimento del XXI secolo. Quali sono? Pensiero critico, creatività, comunicazione, collaborazione. Vediamo un esempio tratto da novissimo progetto Junior, dal nuovo progetto Junior 2. In questo caso non abbiamo un mini progetto, ma due, perché siamo alla fine del volume, quindi gli studenti possono scegliere uno dei due. Lavorate in gruppi, è il primo. Scegliete una canzone italiana che vi piace molto, e girate un videoclip. Se non conosco nessuna canzone italiana, ecco l'occasione, ecco l'opportunità per andare su YouTube, ascoltare, riascoltare e scegliere una canzone. Però devono girare il loro videoclip. Proiettate i videoclip in classe e votate tutti insieme quello che vi piace di più. Risultato, sono esposti attivamente alla musica italiana. Secondo progetto, lavorate in gruppi di 4-5, un regista e 3-4 attori. Ogni gruppo sceglie uno dei dialoghi a fumetti di questo volume, cioè il progetto Junior 2, e gira un episodio della storia. Potete ripresentare lo stesso identico dialogo oppure rielaborarlo, magari con un altro finale, cambiando i ruoli, rendendolo più divertente. Proiettate gli episodi in classe e votate quello che vi piace di più. Siamo a fine volume, possono scegliere uno dei due o anche tutti e due, o un gruppo uno, un altro gruppo il secondo. Secondo voi, come devono essere, riapro la chat, ecco la chat, che caratteristiche deve avere un mini progetto, per adolescenti o per adulti che sia? Come deve essere, secondo voi? Come si chiama lo studioso tedesco della cura dell'oblio? Ebbinghaus. Elisa scrive: fattibile, facile da realizzare, chiaro, breve, dice Beatrice. Interessante, certo, fattibile, facile, breve, chiaro, scrive Atanasia. Non troppo facile né difficile, scrive giustamente Olgica, sfidante. Non troppo lungo, fattibile, motivante. Bene, potete leggere e scorrere le risposte dei colleghi. Ok, chiudo la chat. Allora, prima di tutto, ovviamente deve avere un obiettivo concreto, chiaro. Già l'obiettivo è fonte di motivazione. Sanno quello che devono, ottenere. Le istruzioni, secondo me, devono essere brevi, chiare, però non dettagliatissime. Questo varia, dipende dal livello. All'inizio ovviamente dobbiamo spiegare molto bene quello e guidare molto bene gli studenti, però man mano che andiamo avanti,
Dovremmo lasciare spazio alla loro creatività e alla loro iniziativa, non guidare troppo. Possibilmente a svolgere a gruppi piccoli, perché più grande è il gruppo e più momenti di passività ci sono. Come avete giustamente scritto, progetti realizzabili, se ricordate la teoria del flusso, né troppo facili né troppo difficili, fattibili, se no o si stressano o si annoiano, non troppo lunghi. Personalmente non sono in generale, anche per le attività ludiche, anche i progetti, non il mega progetto a fine anno o a fine semestre, quadrimestre, perché è stressante. Piccoli progetti alla fine di un'unità, ad esempio, come facciamo in nuovo progetto da junior, o uno al mese, uno ogni 2 mesi. E quanto possibile, avete detto anche voi, interessanti e inerenti, che abbiano cioè un ritorno pratico per loro, vicini alle loro, ai loro interessi. Chiudiamo parlando di altri tipi di input. In nuovo progetto Junior 2 abbiamo la possibilità di, oltre ai dialoghi, ai video, eccetera, ai fumetti, abbiamo la possibilità di esporre agli studenti anche un altro tipo di input, come ad esempio dei testi. La mia domanda nella chat che ho aperto è: quando vogliamo proporre un testo, una lettura a lezione, qual è il criterio più importante per voi quando volete portare un testo extra? Come deve essere? Potete usare la chat, che sia comprensibile il più possibile, altamente motivante, scrive Veronica, interessante e tematicamente adatto, scrive Donatella, attuale, che interessi lo studente, breve, vicino agli interessi degli apprendenti, scrive Leonora, comprensibile, attuale, interessante, attuale, stimolante, benissimo. Benissimo, interessante, breve, attuale. Chiudo la chat. Bene. Secondo me, sempre il criterio principale, più importante, come avete detto, è l'interesse. Deve essere interessante. Se troviamo il testo ideale dal punto di vista dei contenuti, lessicale, perfetto, adatto a livello, ma se non è interessante, abbiamo perso l'occasione per motivare i nostri studenti. Ma possibilmente, questo vale sia per gli adulti, sia a maggior ragione per gli adolescenti, un test, un input linguistico, didattico che portiamo dovrebbe anche educare. E vedremo qualche esempio. E questi testi non si devono usare solo per la comprensione. Vediamo qualche esempio. Ad esempio, una novità nel nuovo progetto Junior sono le infografiche che usiamo ogni tanto. È una tipologia di input che a me piace molto perché presentano molte informazioni senza sovraccaricare lo studente. Con l'aiuto delle immagini diventano più comprensibili, più, se volete, user-friendly e moderne, e possiamo fare tante domande, possono stimolare la discussione. Possiamo ovviamente portare delle letture, dei testi autentici, adattati ovviamente al livello degli studenti. In questo caso vogliamo educare e informare i nostri studenti, no? Come salvare l'ambiente, e proponiamo un'attività lessicale, cioè completando questo testo con il lessico, lavorano anche sulla comprensione. Questo tratto dal nuovo progetto Junior 2. È un esempio tratto da Junior 3 e questo testo, sempre perché il tema centrale è il bullismo. Che consiglio dareste a una vittima di bullismo? Sempre prima di leggere dobbiamo creare l'interesse, proporre attività di prelettura. Se i nostri studenti non sanno rispondere o se tutti danno la stessa risposta o poche risposte, vuol dire che il testo è utile.
E qua parliamo di un argomento su cui i nostri ragazzi, i nostri studenti non sono abbastanza informati, per cui ci sono tanti problemi ed è un grosso, purtroppo, fenomeno negativo della nostra società e cerchiamo di educare i nostri studenti. Completate il testo con i pronomi, quindi lavoriamo sulla lingua e sulla comprensione e diamo diversi consigli nel momento in cui sei vittima o dopo che sei stato vittima di bullismo, così possono sapere come reagire o come aiutare qualcuno. Nuovo progetto Adeno Junior 2, come ho detto, è disponibile da un po' di tempo. Il 3 sta arrivando, fra un paio di mesi sarà pronto, il videocorso è pronto, stiamo lavorando sulle ultime revisioni. Volevo solo mettere in evidenza questa parte della copertina. All'interno dei nostri manuali, dei nostri corsi, c'è il codice che dà accesso a libro e quaderno interattivi, test e quiz interattivi, audio e video, videogiochi, grammatica interattiva, classi virtuali, una sola edizione con tanti materiali gratuiti, accessibili gratuitamente grazie al codice di accesso per i nostri studenti, per i vostri studenti. Ovviamente anche per voi. Vi chiederei di fare il punto voi di questi 90 minuti. Quindi vi chiedo, come sempre, di scrivere nella chat una caratteristica del libro o una tecnica o un approccio che per voi è molto interessante o importante di quello che avete sentito in questi 90 minuti. Una caratteristica del libro o una tecnica o un approccio molto utile, molto importante. Didattica per progetti, attraente, filosofia, coinvolgimento attivo, attività ludiche stimolanti, progetti, giochi interattivi su graphic novel, di passo attivo, attività ludiche, divertimento, trattare temi attuali, input con i progetti, attività visive, motivante, approccio induttivo, spirale, Alessandra, interessante, coinvolgente. Bene, non posso leggere tutto. Acquisizione profonda, ha colpito Francesca. Nel frattempo, vediamo se avete domande. Suspense, scrive Stella. Benissimo, a passo con i tempi. Vediamo le vostre domande. Scrive Francesca. Non è una domanda, ma più passano gli anni, più Teli sta diventando una novella Maria Montessori. Spero non nell'immagine, perché abbiamo un'immagine di Maria Montessori nella sua vecchiaia. Io ritengo che molti di noi stiano andando nella direzione che lui indica così chiaramente. È molto gratificante sapere di non essere soli e lavorare per il bene dei nostri studenti e quindi della società. Grazie infinite. Grazie a te, Francesca, delle belle parole. Potrebbe, scrive spettatore anonimo, potrebbe dare qualche esempio di didattica per progetti durante le lezioni online individuali o in piccoli gruppi? Allora, un esempio pronto non ce l'ho. Capisco quello che scrivi, forse ho visto il commento anche prima durante la chat, che un progetto è difficile da svolgere nella didattica online. Nella didattica individuale posso capire la difficoltà, ma quindi qua, quando avete uno solo studente online, ma quando avete un piccolo gruppo, veramente non vedo il problema. Tanti progetti, non dico tutti perché sarebbe forse esagerato, ma tanti tanti progetti si possono adattare. Se ad esempio gli studenti devono girare un video, lo possono fare su Zoom a distanza e proiettarlo, possono interpretare un ruolo, basta un po' di fantasia e di creatività. Ma anche nelle lezioni individuali, so che molti ormai avete tante lezioni individuali. Molti progetti si possono adattare, forse dovremmo lavorare su questo anche noi, preparare progetti per lezioni individuali. Già stiamo preparando del materiale per lezioni
individuali, ma anche tanti progetti si potrebbero fare. Ovviamente non c'è la collaborazione tra studenti, ma alcune attività tipo trova questo materiale, trova ristoranti nella tua città con scritto in italiano o puoi intervistare compagni di scuola. Anche questo si potrebbe fare nelle lezioni individuali per non rinunciare del tutto alla didattica per progetti. Potrebbe mostrare nuovamente la slide degli altri input. Gli altri input, vediamo un attimo se la slide era questa. Ok, intanto io vado avanti. Gli altri tre input erano, scrive Arianna, erano le infografiche e testi adattati e su varie abilità, non solo sulla comprensione. Progetto Junior 3 sarà pronto prima di Natale, scrive Vicky. Penso di sì, penso di sì. Grazie, molto interessante e stimolante, scrive Laura. Quando sono disponibili le attività per lezioni individuali? Allora, non stiamo preparando attività per lezioni individuali, stiamo preparando una guida di via del corso per lezioni individuali, ma forse dobbiamo pensare di più. Scusate, io ho tempo, ma vedo che arrivano domande sia nello spazio domande sia nella chat. Se avete tempo, io posso rispondere a tutto. Allora, quale materiale mi raccomandi dopo nuovissimo progetto 1? Nuovissimo progetto 2. Se ti soddisfa, se soddisfa i tuoi studenti, vai avanti. Se non ho capito la domanda, Luisa, puoi ripetere. È previsto un Junior 4 per il B2? No, purtroppo no. Vicky, dopo progetto Junior 3, io direi che credo, e l'abbiamo detto più volte a più colleghi, ha funzionato, potete continuare o con un nuovissimo progetto 2B. Sì, ovviamente non è lo stesso, però l'approccio e la filosofia sono molto vicini, o con via del corso B2, che poi ha anche una struttura simile a progetto Junior, perché devo dire che in progetto Junior abbiamo applicato concetti e tecniche e la filosofia anche di via del corso. Questi volumi possono aiutare nella preparazione di esami di certificazione come Plida Juniores? Assolutamente sì, perché abbiamo tante tipologie. Scusate, scorro un po' anche la chat. Scrive Sara, come fa a dire le stesse cose in modo nuovo e coinvolgente? Spero di non dire sempre le stesse cose, Sara, ma ogni tanto aggiungo qualcosa di nuovo. È che ci credo tanto e sono appassionato di quello che faccio, devo dire. Scusate, un attimo, mi porto avanti anche questo. Allora, questi volumi possono anche aiutare. Sì, ok, per le lezioni online con l'aiuto della chat su idee, gli studenti possono mettersi d'accordo. Ah, Elisa dà un'ottima idea. Per le lezioni online, con l'aiuto della chat su idee, nella nuova idea abbiamo aggiunto la chat, gli studenti possono mettersi d'accordo e collaborare facilmente per i progetti. Grazie del suggerimento. Benissimo, il resto sono ringraziamenti, grazie a tutti voi. Io vi lascio con il mio motto, che molti conoscono, la lezione è come un viaggio, godersi il percorso vale più della meta stessa. Cioè la cosa più importante è avere studenti felici, rilassati e contenti. Il resto viene da solo. Io vi ringrazio per la partecipazione, vi lascio il mio sito dove trovate pensieri sull'insegnamento. La registrazione di molti miei webinar, non di tutti, e il mio podcast su Spotify. Grazie a tutti, siete una fonte di ispirazione per noi tutti di Edilingua, veramente. E speriamo che quello che facciamo sia apprezzato. Arianna chiede quale podcast? Spotify, Didattica dell'Italiano, si chiama, poi vedrai il mio viso
è unico al mondo, lo riconoscerai. Arrivederci, grazie a tutti e anzi scusate, lancio l'ultimo sondaggio di gradimento, se potete anche darmi una valutazione. Non è questo, è questo. Grazie mille e spero che ci rivedremo presto, in presenza o online. Arrivederci.